Oggi vi invitiamo al piano superiore del Museo dei Cappuccini, in quella sezione denominata L'arte di donare l'arte. Qui vi è un dipinto entrato a far parte della collezione dei frati Cappuccini grazie a un'eredità. È la tela di Edoardo Ettore Forti, che rappresenta una scena pompeiana. Così si firmava E. Forti, Roma. Un artista vissuto tra il 1850 e il 1940, del quale non abbiamo molte notizie. Egli si esprimeva con uno stile realistico, vicino a quello dell'inglese Alma Tadema. Privilegiava soggetti dell'antica Roma, senza necessariamente rifarsi a reali soggetti storici. L'elmo del legionario del soldato raffigurato, infatti, rappresentato con una precisione realistica, non aiuta ad identificare il soggetto, ma si presenta come motivo connotativo dell'ambientazione storica, al pari dei motivi decorativi del pavimento musivo, in cui l'artista si dilunga nella descrizione delle tessere bianche e nere del disegno pavimentale. È evidente che si tratti della visita di un soldato presso una casa patrizia. Tema che è chiaramente un pretesto per potersi dilungare nella descrizione di una idilliaca ricostruzione della Roma antica, dalle grottesche dipinte alle pareti, dove i motivi giallo-oro emergono da un fondo rosso-arancio, alla proposta di elementi di arredo. Tra questi, nel nostro dipinto, ritornano le sedie clismos, come quella su cui siede l'uomo. Oppure oggetti d'arte antica, o riposti in vetrinette, o tenuti in bella vista, come la statuetta che campeggia al centro della scena. Una postura delicata, elegante e inconfondibile, che lo stesso artista cita più volte nei suoi lavori. Il medesimo oggetto si ritrova nella tela nota come il venditore di tappeti. Edoardo Ettore Forti spesso inserisce nelle sue composizioni anche delle figure femminili, come queste due donne patrizie, che corrispondono agli ideali di bellezza femminile tra 800 e 900, riproposte con abiti all'antica e con gioielli pure ispirati ad un gusto tra l'antico e il classico.